Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. A Fuorigrotta, nei pressi di Piazzale Tecchio, un condominio ha installato un nuovo ascensore, liberandosi strada di quello vecchio. Scoperto dagli agenti, il condominio è stato sanzionato con una multa di 500 euro e obbligato alla rimozione. Continuano le bonifiche del territorio nella zona orientale. In via De Roberto e in via Petri, fra Poggioreale e Ponticelli, la Polizia Ambientale e ASIA hanno rimosso dal suolo pubblico diversi quintali di vecchi pneumatici abbandonati. E ancora a Poggioreale, gli agenti, in collaborazione con il personale dell'ASL, hanno svolto controlli in una fabbrica di lavorazione delle frattaglie animali su segnalazione di alcuni cittadini. Riscontrate diverse irregolarità, gli agenti hanno elevato 2.000 euro di multe. Nella stessa zona, sequestrata una carrozzeria totalmente abusiva, priva di autorizzazione e sistemata in capannoni abusivi. All'interno dell'officina gli agenti hanno rinvenuto un veicolo ricercato dalla Guardia di Finanza. Il titolare è stato denunciato alla magistratura. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli i prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.